è una stoffa per fare un nuovo vestito, quello che vedete. Ovviamente il vestito riguarda i nostri edifici esistenti in questo caso. Cosa c'entrano i tessuti con l'edilizia? È una domanda legittima, ma si tratta ovviamente di tessuti fatti in fibre di carbonio, quindi materiali frutto di nanotecnologie e di tecnologie molto avanzate che permettono di ottenere quindi delle tessiture fatte di fibre che a loro volta molto resistenti. Basta pensare che a trazione queste fibre sono in grado di resistere molto più degli acciai migliori che abbiamo in commercio e quindi estremamente resistenti. Bene, cosa servono in edilizia? Servono a fasciare, un po' come si fa con una caviglia, praticamente angoli o nodi dell'edificio. Basta pensare a un nodo tra un pilastro e una trave che può essere danneggiata per esempio dopo un terremoto. E quindi questi sono materiali che permettono di fasciare proprio questi nodi, ovviamente di incollarli sopra, facendo in modo che quel nodo diventi molto più robusto e quindi non si stacchino più gli elementi costruttivi uno dall'altro. Quindi è un rinforzo sismico ed è uno dei tanti interventi che si stanno facendo nell'ultimo anno con il super bonus, quando si tratta appunto di interventi di adeguamento sismico degli edifici esistenti.